Allora, buonasera a tutti da Locus Abs, buonanotte, a questo punto sono le 9 di sera, buonanotte a tutti da Locus Abs, facciamo un video abbastanza veloce. Mi piace ogni settimana parlare anche di queste uscite che sono 8,99 euro, sono uscite di fumetti negli anni 80 della Marvel Comics, ovviamente sono super, quasi molto spesso in queste ultime uscite. Ci sono i Difensori, Iron Man, forse domani c'è Iron Man, poi i Fantastici 4, Hulk, Avengers, che sono gli altri gruppo, gli Avengers, e Spider-Man e Doctor Strange. Ovviamente sono degli eroi, i Difensori erano degli eroi, dei supereroi, che molto spesso negli anni 80 le testate venivano un po' abbozzate. E gli autori, sono quasi tutte storie di Ed Hannigan. Nella prima storia, gli stessi sono di Don Perlin, le chine sono di Tex Blaisdell, che ha fatto qualche, non è molto conosciuto nella Marvel, ma a un certo punto eredita il principe Valiant di Hal Foster, quindi in realtà, beh, le chine qui in realtà che dovrebbe fare solo le chine, quindi niente di particolarmente, però c'è degli approfondimenti in questi numeri. Degli approfondimenti sui vari, che sono vari, ma sono vari. E Ted Bradley, Luca Scatasta, che ovviamente ci parla appunto, che appunto, a parte questo, dopo aver lavorato nella DC Comics, ha fatto ovviamente stanza del Pacifico Militare, è morto nel 1999, quindi 10 anni dopo questo aver inchiostrato, no, 19 anni dopo aver inchiostrato questo numero. E non si chiamava Tex, ma si chiamava Philip Eustis Blaisdell, ma si faceva chiamare Tex, come Tex perché è nato in Texas, e quindi diciamo che la curiosità potrebbe essere che a un certo punto è ereditato il principe Valiant di Hal Foster, perché ovviamente credo che qualcuno mi disse un po' di tempo fa che continuava a uscire in Canada. Naturalmente il principe Valiant, stiamo parlando di eroi ormai preistorici. Onestamente non so se esce più, io ho le tavole di Hal Foster, il principe Valiant di Hal Foster, ma qui torneremo molto lontani nel tempo con Hal Foster, uno dei primi disegnatori di Tarzan, poi sostituito da Hogarth e vari altri disegnatori di Tarzan, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di prima della seconda guerra mondiale, quindi tanto, tanto, many, many years ago. Quindi poi il principe Valiant ovviamente ha una storia che secondo me alcune influenze le ha avute anche su Zagro, perché è ambientato nel Canada. Ovviamente il principale è un cavaliere medievale che però si trova con i vichinghi, insomma, arriva nel Canada, e quindi alcune, secondo me, ferri nelle sue ambientazioni un po' di principale. Naturalmente erano eroi che si leggevano molti anni fa, in Italia nel dopoguerra, negli anni 40-50, il principe Valiant, Tarzan, eccetera, eccetera. Qui vediamo ovviamente i Defenders, che sono storie non male, non eccelse. I disegni di Don Perlin non sono eccelsi, insomma, sono un po' così, nel senso, sono a volte un po' non di livello sublime, a parte le inchiostrature di Tex, e qui appare ovviamente Pantera Nera, che ovviamente siamo negli anni 80. Pantera Nera è uno dei primi eroi di colore, che ovviamente, come è in contrapposizione col principe Namor di Atlantide, che sta sotto l'Atlantico, per una serie di contrabbando di armi dal principato di Wakanda, che tutti conoscono, ovviamente non esiste, dove Pantera Nera ne è il re, esattamente come Namor è il re, eccetera. Ovviamente rimanda attenzioni. L'autore Hannigan, credo si chiami, rimanda attenzione, ovviamente siamo negli anni 80, le tensioni sono tra Russia e Stati Uniti, ma ovviamente qui e l'Africa certamente è uno dei territori di battaglia ancora oggi tra russi e americani, ma qui cioè, si immagina uno Stato africano che sia tecnologicamente superiore agli Stati europei, quindi queste invenzioni di Pantera Nera rimangono le Black Panthers, che ovviamente negli anni 50-60 affiancavano anche i gruppi pacifisti per la rivendicazione delle persone di colore, ma vi spiego sono le Black Panthers. Però in questo caso abbiamo il principe Pantera Nera, che lo troviamo, se
scontrarsi con il principe Nammo e con l'incredibile Hulk, che ovviamente sfascia tutto. Like a proud Black Panther. Ovviamente rimanda tutte le varie disavventure. Ovviamente in queste storie il Namor entra e esce dai difensori, entra e esce il principe Pantera Nera, che è un principe, ricorda, il principe cerca moglie, forse il principe cerca moglie di, no, di il principe cerca moglie, no, di Ed Foster, come si chiama? Di, che era un film degli anni 80. Ovviamente il principe cerca moglie di chi era, come si chiamava? No, Bruce Willis, c'ho un vuoto di memoria. Cerca moglie con l'erede al trono, eccetera, eccetera. Circa no, è di Murphy, no, non so se è di Murphy, vabbè. No, qui non cerca moglie, cerca di recuperare un po' di armi che sono state rubate dal Wakanda. E ovviamente c'è un'esplosione nucleare nel mezzo dell'Atlantico, rimando ovviamente all'esplosione nel Pacifico, alle varie esercitazioni che non facevano soltanto. Questa immagine mi manda anche il Dottor Strangelove, non so se il film del Dottor Strangelove, la fine del mondo, con proteste davanti al consolato di Wakanda, che tutti oggi in realtà sono. È buffo vedere queste immagini, che poi come la storia si ripeta, sia il consolato di Wakanda, che ovviamente non esiste, sostituiamo i consolati di Israele, di chi volete voi. Abbiamo i soliti manifestanti che manifestano, eccetera, eccetera. Qui entreremo nell'Università della Columbia, dove gli studenti ebrei sono pesantemente minacciati, devono restare a casa, ma non israeliani, ebrei, che la gente non capisce la differenza. C'è stato anche l'attacco alle brigate ebraiche, che per il 25 aprile è anche una loro festa, perché loro hanno partecipato alla resistenza, mi dispiace dirlo. I palestinesi con la resistenza del 43-40 non c'entrano nulla, però ovviamente questa è una mia idea che potrebbe anche essere smentita dai fatti. Comunque sono stati aggrediti non in quanto israeliani, ma in quanto ebrei. Questa è una cosa grave, perché secondo me, io non mi ci metto a spiegare la differenza tra israeliano e ebreo, perché ci sono molti arabi israeliani, tra l'altro, è una cosa un pochino più complessa di come la vedono i studenti che si incatenano. C'è una cosa un pochino più complessa. Dentro lo Stato di Israele ci sono molti arabi israeliani, quindi ma questa è un'altra storia. Quindi no, le proteste di fronte ai consolati c'erano negli anni 60, 70, 80, e ho il vago sospetto che ci saranno anche negli anni 90, sì, ci sono già stati, e negli anni 2000, 2030, 2040, ammesso che ancora. A cui ci sono le proteste, ovviamente avanti al consolato di Wakanda, come un tempo il consolato di Wakanda, il principe, ovviamente, che è ovviamente il principe con i suoi fidi assistenti, il principe è sempre belloccio, è di mano, non è di Marfi, ma insomma, vabbè, un po' ci sta. Siamo negli anni 80, siamo tornati, diciamo, in questi momenti. Poi c'è ovviamente uno degli super cattivi, ogni tanto poi appare Daredevil, eccetera, eccetera, uno dei super cattivi, più super cattivi, più ovviamente con i feromoni, feromoni, ferormoni, feromoni, non so come si chiamano, il mandrillo. Sembra ovviamente un personaggio tratto da un vecchio film pornazzo anni 60 di Los Angeles, ma in realtà il mandrillo è con i suoi feromoni. A parte Hulk che spacca, no, ma ci sono alcuni spunti interessanti. Per esempio, la caccia alla macchina, la macchina che annulla i suoni, porta a delle divertenti scene nella New York degli anni 80, con vari personaggi. Ricorda che ognuno di questi personaggi raccatta questo oggetto: un vecchio tassista non riesce a dormire, una madre, un figlio, e passa di mano in mano. È un vecchio. È un vecchio trucco, di sceneggiatura. Questo è il mandrillo che con i suoi feromoni riesce a, insomma, il mandrillo è l'invidia di tutti, con i suoi feromoni riesce a dominare tutte le donne che ha intorno a sé, crea un esercito di donne. Sembra un pornaccio anni 80, 60, veramente, il mandrillo, perché ovviamente negli anni 80 si aboliva, si era data una bella spallata al codice di autoregolamentazione dei fumetti.
ovviamente credo ci sia sempre, ma in realtà se vediamo le copertine, no, vabbè, il codice di autoregolamentazione c'è, ma in realtà anche nel Dottor Strange vediamo apparire Dracula, quindi storie molto più nere, molto più cupe, che negli anni 30, 40, 50 sarebbero state relegate nelle riviste un po' nascondine, insomma, quindi un po' non fumetti, ma fumetti, cioè, perché siccome i fumetti andavano nei bimbi, quindi ci doveva essere il codice, quindi alcuni argomenti, il sangue, la violenza, cioè, non dovevano esserci, quindi anche personaggi come vampiri, Dracula contro il Dottor Strange. Una saga abbastanza famosa, che poi sono tipo Racosi e Zalo, sono, per capire i fans italiani, ma molto più cupa. Dottor Strange è un personaggio che appare molto di sguincio, non disegnato particolarmente bene, c'è una faccia un po' a pirla, ma va bene, disegni sono nella media degli anni 80, ovviamente poi lo stile è cambiato notevolmente, ovviamente se vi faccio vedere dei disegni dei supereroi oggi non c'entra assolutamente nulla. Possiamo dire nel bene o nel male? Per me nel male, perché trovo questi disegni comunque di Don Perlo, ma cioè, non eccelsi. Tra l'altro poi ci sono varie citazioni, vabbè, Hulk, no, alcune scene molto comiche. Metropolitana, appunto, in questa storia, questo marchingegno di Wakanda che ovviamente cade nelle mani di vari personaggi fino a quando non lo recupera Hulk, ma è una scena che si trova in molti film, insomma, tipo un bottino che va di mano in mano, insomma, una scena che Dannegan recupera ovviamente i legami tra sceneggiatura di fumetto e sceneggiatura di film sono molto belle le copertine. Questa è di Michael Netzer e Al Milgrom. Ovviamente c'è la Valchiria, vedete i Defenders, poi Cat, non so come si chiama, sono eroi un po', non dirò sfigati, ma insomma un po' così. E ovviamente il Mandrillo che col suo esercito di donne. E poi c'è varie citazioni anche. A volte ci sono delle citazioni, comunque le copertine di Nezer e Armando Gizzo non sono male, una sorta di oscuro processo che si fa ai Defenders, che ha toni molto kafkiani, perché all'inizio pensiamo che siano il governo degli Stati Uniti, e poi è un processo fatto non so più. Qualcuno doveva aver coniato Joseph Capo, quindi Ed Hannigan si diverte un po' a citare vari capolavori della letteratura, il processo di Kafka, e nell'ultima parte cito ovviamente uno dei capolavori, perché siamo anche nel momento animalista, e ovviamente Hulk difenderà le balene, c'è cioè anche il polipone gigante tipico da 20.000 leghe sottomarine, c'è il capitano russo che rimanda ovviamente al capitano Akaba, solo che questa volta il capitano Akaba, che ha combattuto, è russo, anche se si chiama Navilo o qualcosa di simile, si pentirà di aver cacciato le balene, quindi si redimerà, mentre il capitano Akaba, sapete, morirà nel tentativo di uccidere Moby Dick. Quindi ci potete divertire, se volete, naturalmente, se avete tempo e pazienza, a vedere degli spunti letterari, tipo il processo di Kafka ai Defenders, con una misteriosa giuria che rimane in ombra e ovviamente Moby Dick. Poi c'è anche la morte della mamma di una madre di madre di come si chiama? No, scusate, El Cat, il gatto infernale. C'è tutta la sua storia con il marito che è violento, quindi temi anche, ora questi temi fanno un po' ridere, sembrano un po' temi da telenovela, il marito violento che appunto viene chiamato in processo come testimone di accusa, e la morte della madre di Elka che ripercorre ovviamente con un flashback tutta la sua infanzia fino a quando diventa Elka. Ovviamente il disegno, ripeto, è assolutamente realistico, ma naturalmente c'è anche la compagna del Dottor Strange. Il Dottor Strange qui non è che fa una grande. Ora, io qui chiudo, non è che, cioè, vuol dire, sono albi di non eccelso valore, nel senso, sono albi di una buona qualità, ma non certamente imperdibile. Voglio dire, anche negli anni 80, non è che io sto a fare
Il laudato tempo di Saxi, di tutto quello degli anni 80, era bello, sublime, bello come me. Naturalmente c'erano storie, essendo seriali, più o meno, queste un po' tiravano a campare. E ovviamente, però, sono ancora godibili. Ovviamente Hulk che spacca tutto. Hulk magari non è disegnato. Naturalmente Hulk acquista a volte toni caratteristiche un po'. No, un po' di genere, un po' di macchietta. Hulk spacca tutto, umani non mi avrete mai, umani. Ah, poi c'è una scena stupenda che secondo me avrebbe apprezzato Bud Spencer, che si trovano senza soldi perché il nottolone viene sempre processato perché dal fisco. E trova, qui c'è il Mandrillo, che per me è una fidazione, un film pornazzo anni 60. E poi abbiamo Hulk che va a fare la spesa, sventa una rapina in un supermercato. E ovviamente si porta a casa, qui Hulk che si porta a casa 500 confezioni di fagioli, e qui la citazione è Bud, questo è Bud Spencer, secondo me è Dannegan, ha visto Bud Spencer e questo è Bud Spencer, si mangia i fagioli, ma questo è proprio Bud Spencer, quindi non so come Dannegan abbia visto qualche film di Bud Spencer e Terence Hill, ma sicuramente vediamo se la sceneggiatura è di Ed Dannegan, perché non è che tutte sono di Ed Dannegan, magari ho detto una frescaccia. Comunque i disegni sono belli, ecco, voglio dire. Ah, nell'ultima scena compare anche Devil. No, Anthony Kraft e Dannegan che sicuramente hanno visto Bud Spencer, questa Hulk che mangia i fagioli e spacca tutto. Ovviamente c'è un legame, chiudiamo, tra Hulk e Bud Spencer, nel senso che in tutti questi fumetti, ovviamente questa ovviamente, violenza che albergava, insomma, cazzotti, botte, eccetera, ovviamente. Come nei film di Bud Spencer, come vedete, poi non c'è il sangue, non c'è il... a volte qualcuno muore, ma sono scene, anche Hulk che potrebbe spaccare la testa a qualcuno con 5 qui che sta distruggendo, ovviamente tutti i carri armati dell'esercito degli Stati Uniti, però se ci fate caso non uccide nessuno, quindi è solo scene. Veramente c'è un legame quindi tra Bud Spencer e Hulk, sembra strano, ma vero, perché era... I ragazzi, questi erano fumetti, andavano male i ragazzini, quindi la scazzottata ci stava come nelle scene dei cowboy e degli indiani, la scena della scazzottata nel salone ci stava sempre, eccetera, eccetera. Non farò un video molto lungo, mi fermerò qui, nel senso che ho piacere di leggere queste storie. Oggi, domani esce Iron Man, non è un personaggio, insomma, a parte il disegno che è molto bello, mi piace il disegno di Iron Man, ma non è un personaggio che ho mai particolarmente amato, però naturalmente. Ci può stare, anche Iron Man ci può stare, siamo tutti contenti che Iron Man, scusate, mi prendo il caffè, alla santé. Naturalmente non vi sto a dire, sono fumetti che io recupero con questa collana, naturalmente non, il problema è che non sono sempre gli eroi che vorrei io, ma naturalmente abbiamo sempre gli Iron Man, i Fantastic Four, Hulk, Avengers, Spider-Man, Doctor Strange. Doctor Strange è un personaggio che in realtà mi è sempre piaciuto, è uno dei più meno di quelli che ha avuto meno successo, però comunque è un personaggio che a me piaceva molto. Ecco, Doctor Strange era un particolare, un po' questo baffetto che ricordava un po' Mandrake, insomma. Mandrake, come si dice a Roma. E con questo vi lascio e vi saluto augurando buonanotte, ci si vede domani, non so su cosa farò, forse su... Ci avrei Conan the Barbarian, l'uscita non spillata, non cartonata, non è finita. Sì, è che siamo anche lucchini, sì, nel senso, no, parliamo di queste, tutte queste serie che vengono poi abbandonate, non solo la Cosmo, ma anche la Panini, anche Conan l'ha abbandonato. Comunque io mi porrei, ora, questa serie, invece questa serie va alla grande, questa comunque esce da 3500... No, 370 numeri di fila, quindi 370, quindi sembra strano, ma questa serie continua ad andare alla grande, quindi 370. E insomma, arriva fino a tutto giugno, quindi l'8 stage. Non so se si fermerà al numero 400 o 500, però voglio dire, quando una casa editrice si prende un impegno di... Io ho avuto proprio la botta di fortuna, che non è che a tutti capita, nel senso di... Naturalmente, forse anche fan... Parlo della Cosmo prima di chiudere, cioè, abbandonare una serie a mezzo così è un po' da un po' rompe un po' le palle, perché quelli che ti hanno comprato
Perché è vero, magari tu non hai avuto le vendite che speravi, però ci sono stato un gruppo di fessi che ti hanno comprato 10 o 15 volumi di Biancaneve e rimangono così, con i fiorini in mano. Naturalmente Ulla prosegue sulla fumetteria, e Fan era ovvio, scusate, io credo che fosse ovvio che un personaggio come Fan, di fantascienza, di quel tipo, stile, avrebbe avuto pochissime vendite, forse un pochino più si poteva sperare su Ulula e Biancaneve per l'appeal apparentemente erotico. Ma ieri, tra l'altro, mi hanno censurato la copertina di. Avevo caricato il video di Bianca, ma avevo postato solo la faccia, cioè sulla faccia, cioè, sapendo che ho altre volte avuto dei problemi. Biancaneve, ho postato la faccia di Biancaneve, la faccia molto, sì, vabbè, capisco, la faccia un po' birichina, ma. Niente, non allora, siccome io sono un autarchico, anarchico, autarchico, me la sono fatta io la copertina di Biancaneve e ho messo il mio disegno risolto così. Ma veramente, nel senso che, a parte avessi messo anche le come si chiama, quelle cose che stanno nelle donne tra il collo e la pancia, credo che si chiamino tette, non mi sembrerebbe veramente. Io poi quando faccio video ci metto sempre non sono per bambini, quindi vabbè, però io, ragazzi, che nel 2024 un paio di, a parte che non c'era neanche, c'era solo la faccia, certamente un po' vogliosa di Biancaneve, nel senso, non particolarmente, però voglio dire, insomma, sì, certo, questa faccia un po' così, non proprio da santa, oggi è Santa Caterina, tra l'altro, sacro e profano. Niente, sto andando, no, dicevo, vabbè, ora qui non dovrei avere problemi perché che c'ho, non penso che in Avenger, oddio, ho pensato magari anche qui perché c'è una ballerina di Narmor che insomma più nel secondo piano, però se mi, qui c'era l'autoregolamentazione codice, quindi erano già stati passati con l'autoregolamentazione codice, l'autoregolamentazione, boh. Io che ho messo il video, vabbè, è sparita, c'è la copertina, mi diceva pure l'avevo caricato, vabbè. YouTube ogni tanto fa cose, ma io poi veramente, nel senso, non riesco a capire come riesco a pubblicare il suo video su Fitta di Pippo che parla di dive svestite degli anni 70, se appena metto la faccia di Biancaneve vengo censurato immediatamente, ma mi hanno classificato video di fumetti, quindi la censura esiste in realtà. Chiudo questa cosa, si è parlato di censura di Scurati, ma in realtà la censura, cioè, nel senso, è ovvio che se io offendo qualcuno è giusto che mi si censuri, però della censura siamo molto più vittime noi poveri YouTuber da quattro soldi, nel senso, io potrei mettere la monetizzazione, ma abbiamo raggiunto i 600.000 visualizzazioni, quindi sì, su ogni 1.000 visualizzazioni potrei guadagnare 1 euro, canto ci piglio 600, non so fare, no, 600 euro, no. Che da ora in poi. Comunque, ho raggiunto 600.000 visualizzazioni. Il mio canale ha raggiunto 600.000 visualizzazioni. C'è stato nel corso di anni, no? Non tutte oggi, ovviamente. Di questo siamo molto soddisfatti. Sto ovviamente divagando. No, questa cosa della censura, in realtà sono stato più censurato io di Scurati, nel senso che alla fine, e non è che io avessi fatto grandi cose. Che parlavo appunto di politica, eccetera. Abbiamo raggiunto, questo canale ha raggiunto 600.365 visualizzazioni, che secondo me è tanta roba. Un canale che comunque raggiunge nel corso di anni, ovviamente non tutte ore, 600.000. Il mio obiettivo è raggiungere 1 milione di visualizzazioni. Quindi, poi alla fine, poi, il canale sfaigato di fumetti non ha tanti iscritti. Ovviamente, abbiamo solo 1.240 iscritti. Ma ovviamente molti sono in sonno, nel senso, molti sono iscritti, poi magari non guardano mai un video, ma ognuno fa quello che gli pare, anche perché ne faccio un al giorno, giustamente, non è che, cioè, chiudo, mi dispiace un po' che è un po' di tempo che non vedo Dio ti guardi, che faceva le nuvole di Anakin, che ogni tanto guardavo, però è sparito anche lui. Ogni tanto vedete anche i YouTuber di fumetti spariscono, perché ovviamente abbiamo, oltre la vita fumetti, oltre la vita canalesca, per esempio il numero di Anakin aveva molti più iscritti e visualizzazioni di me, sicuramente, certamente con lui uno dei
No, io veramente partii a fare video con il mio modello all'epoca, la soffitta di Pippo, che poi è un po' cambiata molto corso d'opera. Cioè, è rimasta vintage, ovviamente. Però, ovviamente, poi la gente anche guardava i fumetti di Loris, che poi è sparito, insomma. Guardava anche addirittura il Dylan Dog Gofilo, non so come si chiamava, qualche volta, poi... Perché il mondo diceva punterà su Pantarei, nel senso, se un giorno sparissi da questi canali, credo sarei sostituito da 10 altri canalisti più in gamba di me, più giovani, più belli, e forse come Biancaneve con le tette, insomma, sarebbe meglio, secondo me. Però verrebbe censura. Non lo so, potrei trasferirmi su OnlyFans, ieri ho visto, cioè, vado su OnlyFans. Ho parlato di OnlyFans, però io non è che abbia fatto grandi cose, nel senso, ho mostrato, certo, è ovvio che sono copertine così, nel senso che, ma in realtà poi se ci si censura Biancaneve di Frollo e Ventura, vabbè. Vabbè, abbiamo un po' divagato adesso, però con questo passo e chiudo, se no arriviamo a 50 minuti e non ne caviamo le gambe. A domani, appunto, non so di cosa parlo, forse c'ho anche Natanelle ben disegnato, ma non ne ho parlato, e forse Conan il Barbarico. Fan non l'ho trovato in edicola, spero di trovarlo, anche perché molte edicole a Firenze chiudono. Io per esempio ero abbonato all'altra edicola, l'edicola che poi mi ha chiuso all'edicola davanti. E vabbè, questa è un'altra storia, direbbe Giacomo, è tutta un'altra storia.